Oh, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo live. Io sono Jacob Strider e siamo tornati con Fallout 4. Sì. Bene ragazzi, siamo tornati, non vedevo l'ora di tornare, visto che già a primo live di Fallout 4 mi piaceva già un botto. È bello poter ritornare ai vecchi albori e spero che questa volta riusciremo a salvare il nostro figlio. Ebbene, allora, vi ho già spiegato un po' com'è andata. Eusm, ciao, benvenuto in live, come stai? Come stai? Come stai? Cosa mi racconti di bello? Il Vendicatore Enko, grande, di sicuro lavoro per la Monster Enko, sì, beh, sono un mostro. No, scherzo. Comunque, allora, ti do il benvenuto, come stai e cosa mi racconti di bello? E intanto faccio un breve riassunto. Allora, cosa è successo nell'ultima live? Praticamente sono scoppiate le bombe atomiche. Sì, io e la mia famiglia ci siamo rifugiati nel Vault 111, ma a quanto pare ci hanno messi dentro in queste specie di aggeggi e io sono diventato Capitan Ghiacciolo, come anche mia moglie e tutto il resto. Ebbene, siamo riusciti a fuggire, la nostra moglie è stata uccisa, il nostro figlio è stato rapito e quindi adesso noi andiamo a dare la caccia al bastardo. Bene, grazie. E Jack? Io sto bene, grazie. Molto gasato per Fallout. Vorrei tanto continuare. Quindi io direi di cominciare. E infatti oggi volevo concentrarmi nella creazione dell'insediamento. Perché infatti siamo arrivati in una piccola cittadina e abbiamo salvato un gruppo di Minutemen. E niente. Oh, scusate. Ho fatto una magnata di quelle madonne che non vi dico. Ma perché? Ok, pensavo fosse sbagliato. Mamma mia, che spavento. Ebbene sì. Allora, visto che stanno arrivando, io già vorrei cominciare a buttare via tutta la roba che non mi serve. Infatti qua c'è la mia armatura che ho già sistemato, così in caso di problemi o cazzate varie. Questo ha più difesa e ha meno peso e vale di più anche. Ok, una cosa alla volta, una cosa alla volta. Prima cominciavo nel costruire l'insediamento e di tutti gli oggetti che ci servono. Infatti qua ci sono un botto di oggetti che, vi giuro, potrei farci una lista.
Comunque sì, allora, vediamo un po'. Allora, una volta soddisfatti i requisiti base, puoi anche aumentare l'efficienza totale migliorando i valori di difesa degli insediamenti. In questo modo ridurrai inoltre la probabilità. Vaffanculo. Vediamo un po'. Infatti qua ricicla. Vediamo un po', ricicla. Legno, sedia. Abbiamo molte cose da sistemare. Abbiamo tantissime cose da sistemare. Vediamo un po'. Togliamo via questo, togliamo questo, togliamo via questo. Allora, togliamo via questo, anche questo, idem. Ah, guarda, sono arrivati. Salve ragazzi. Ciao, sono felice che tu abbia deciso di venire con noi. Dovevo dare ascolto a Mama Murphy fin dall'inizio. Ci ha trovato un bel posticino dove stare. Credo che potremmo stabilirci qui. Che ne pensi? Ma vivevo qua. Sì, è bello. Io vivevo qui, prima della guerra. Prima della guerra? Che significa? Vuoi forse dire che... Ero di 200 anni fa. Vivevo qui più di 200 anni fa. La maggior parte di questo periodo l'ho passato in ibernazione, qualcosa del genere, prima di risvegliarmi poco tempo fa. Wow! Come uno di quei vecchi ghoul prebellici. Hai detto di aver vissuto in uno stato di ibernazione. Qualcun altro è sopravvissuto a parte Il mio te? figlio. Solo mio figlio. Qualcuno me lo ha portato via mentre non potevo muovermi. Lo sto cercando. Cavolo, mi dispiace. Ti auguro di ritrovarlo. Fammi sapere se posso fare qualcosa per aiutarti. Comunque, sono felice che tu sia qui. Spero non ti dispiaccia, ma ho un altro favore da chiederti. Ho ricevuto una richiesta d'aiuto da parte di un insediamento. Sperano ancora che ci siano dei Minutemen da qualche parte. L'unica possibilità che abbiamo di ricostruire i Minutemen è dimostrare alla gente che possono contare su di noi nel momento del bisogno. Il fatto è che sono già molto impegnato qui. Non è che puoi occupartene tu? Che tipo di Di che aiuto? genere d'aiuto hanno bisogno? Il solito, predoni. Parla con quella gente e vedi di scoprire tutti i dettagli. Ok. Con piacere. Splendido. I Minutemen avrebbero proprio bisogno di altra gente come te. A proposito, se Grande. vuoi darci una mano qui, parla con Sturgis. Sarà contento di avere un aiuto. Perfetto, la chiamata del... Perfetto. Il primo passo. Parla con i coniglio di Time Splash. Ok. Sarebbe, di sicuro saranno loro. Ok, Concord, museo. Allora, dati. Il gioiello del Commonwealth. Ascolta la richiesta di soccorso, il crogiolo. Allora, io direi che ci converrebbe andare alla Diamond City, così almeno sblocchiamo una città importante. Però prima cosa volevo metterci un letto perché è troppo buio. An no, aspetta, aspetta, sta uscendo il sole. Ricicla, 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 ricicla. Questo mi serve. Riciclare cassa di legno. Questo non mi serve. Questo non mi serve. Carrello dell'officina. Una pala. Porta attrezzi. Non so cosa mi serva. Un banco per armature. Blocco di cemento. Non so perché sia qui. Dopo gli darò una bella sistemata. Ah, prima cosa diamo una bella ripulita. Qua è tutto sporco e è andato a male. Mamma mia, un vero casino. Questa potrà essere la nostra base operativa. Oppure vediamo un po'. Questo lo buttiamo, questo lo buttiamo, questo lo buttiamo. Questo anche. Comando.
Sì, dopo metterò tutti gli arredi e vaffanculo. Per adesso mettiamo via tutta la roba e lasciamo qui. Perfetto. Ok, il divano lo ricicliamo. Perfetto. Bravi ragazzi. Non ho segnato. Oh, ma ciao bello. Dopo ti farò una bella casetta. Oh, che ci fai a casa mia? Esci fuori. Mamma mia, guarda qua. Poverino, senza WC, dove farai i bisogni? Chi lo sa. Ciao Nigel, benvenuto in live. Sono al lavoro. Oh no, e adesso? Vorrei piangere, no, non piangere. Ridi, ridi, questo è importante. Allora, no, andiamo così. What the fuck? Ma c'è troppo caldo, si seccherebbero subito le lacrime. Sì, in effetti non ci avevo pensato. Allora, vediamo un po'. Seleziona. Grandissimo, il numero 1 sempre presente. Grande ragazzi. Ah, bene, vedo che vi conoscete già. Io intanto do una ripulita. Do una bella ripulita a questo posto. Ti lascio lui che torno al lavoro. Va bene, Nigel. Grazie mille per il lurchino. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Perché non mi esce il numero delle persone che guardano? Ah, ok, adesso si vede. Allora, io direi di buttare tutto via. Cioè, riciclare tutto. Lo conosco, sì, è il numero del gruppo. Ah, ok, va bene. Va bene, va bene. Va bene, ti credo sulla parola. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Questo lo mettiamo qua. Questo non posso prenderlo. Ci sono un sacco di spazi che devono essere messi a posto. Cioè, ci sono buchi qua e di qualsiasi luogo, Madonna. Mamma mia, guarda che casino. Ok. Vediamo un po'. Ok. Controlliamo bene tutto. Un po', non voglio avere niente di intralcio. Niente di intralcio, niente di intralcio, eh. Voglio che sia bello pulito e lindo. Che non ci sia niente di strano in giro. Ok. Sono un po' tutti tristi. Tranquilli ragazzi, adesso costruirò dei luoghi. Ok. No. Vediamo un po'. No. Allora, io direi di iniziare facendo nelle case con calma. Riciclare armadietto, sì. Ok. Buttiamo via tutto. Buttiamo via tutto, qui non serve assolutamente a niente. Assolutamente a niente. Questo posto deve essere bello pulito. Ehi ragazzi! Ti va di lavorare un po'? Cosa ti Che serve? genere di aiuto ti serve? Per cominciare, ci servirebbero dei letti veri. Siamo stanchi di dormire per terra. Certo. Piacere. Molto bene. Procuraci un tetto per la notte. Alcune di queste case sembrano ancora abbastanza solide. Dovrebbero fare al caso nostro. Là c'è un banco da lavoro. Fammi sapere se ti serve qualcosa. Va bene. Costruisci degli alloggi per i coloni di Sanctuary. Tranquilli ragazzi, ci penso io.
Acciaio, acciaio. E voilà, ripulito tutto. Allora, ripuliamo tutto. Mamma mia, che casino. Boh, almeno abbiamo tanti materiali. Tanti, tanti materiali. Mamma mia. Togliamo via tutto. Così diamo una bella sistemata. Strutture, porte, strutture varie, difesa, postazione di difesa, risorse, cibo, però richiede energia, creazione oggetti, fornello, laboratorio chimico, postazione di armatura. Serve leader, ah ok. Grado di leader. Aspetta, come fa a far luce? Ah ok, ho capito. Allora, se non ricordo male, dovrebbe esserci qua. Forse era sotto carisma. Sì, eccolo qua. E praticamente avrei bisogno di questo, leader locale. In questa mia destra puoi cercare la linea di fornimento tra i tuoi insediamenti. Ok. Andiamo un po' a fanatico delle armi. Questo è più importante in questo momento. Bene. Ricicla. Pneumatici, cricche industriale, perché cazzo c'è qua? Un cesso! Fantastico! Veramente un bel posto. Energia, generatore. Questo è un generatore? Sì. Vai così. Perfetto. Io prima di fare tutto il resto metto a posto tutto il resto, cioè riciclo tutto quello che trovo in giro. Sì. Poi all'interno delle case ci pensiamo dopo. Ah, questo è un grosso albero e non va via, quindi lasciamo così. Perfetto. Ah, guarda, una pianta. Questo qua. Un'altra zona. Ecco fatto. Qua ci sarà bisogno di... l'ideale sarebbe mettere dentro una casa, in modo che i nemici non entrino dentro. Qua sarebbe piuttosto utile. Dopo penseremo come fare. Lo stesso vale anche per questo. Magari mettiamo qualcosa qua. Ah, arriva fin là! Mamma mia! Non mi aspettavo che fosse così grande. Porca troia! No. Ma buongiorno, Virgo! Benvenuto in live! Come stai? Come stai? Come stai? Cosa mi racconti di bello? Oggi siamo qui con Fallout. E stiamo facendo una bella pulizia di tutta quanta la città dell'insediamento. Ti do il benvenuto. Vi do il benvenuto, vi do il benvenuto. Allora, cosa mi racconti di bello? Cosa mi racconti di bello? Infatti, oggi siamo qua con Fallout. Ah, questo non deve stare qua. Perché è letteralmente sbagliato lasciare che sia proprio lì a spostarsi. E lo portiamo magari in un punto un po' più normale. Tutto bene? Bene, mi fa molto piacere che stai bene.
Mi fa molto piacere che stai bene. Allora, intanto io lo lascio qui per il momento e vediamo. Comunque, sto sistemando un po' di cose. Perché qua è un vero macello. Beh, dopo 200 anni ci credo. Qui come va? Tutto bene, abbiamo iniziato da poco e sto dando una ripulita. Infatti sto dando una ripulita. Ah, questo è cibo? Sì, questo è cibo. Sì, qui potremmo coltivare. Solo che ripulire tutto ce ne vuole, eh? Pulizia della settimana, esatto. Boh, ci tengo a farlo bene l'insediamento, quindi. Di solito io non sono molto che fa un sacco di decorazioni, no, di solito quello non lo faccio. Di solito io cerco sempre di mettere l'essenziale e poi le decorazioni vedo se posso metterle. Infatti è proprio grande sto posto, non mi aspettavo, cioè non mi ricordavo che fosse così grande, se devo essere sincero. Non mi ricordavo che fosse così grande. Vediamo un po'. Ci sono altri oggetti qua che non ho visto. No, qui sono già passato. Infatti, prima cosa volevo dare una ripulita fuori, così almeno sistemiamo tutto il resto. Cazzo! Stai lontano! Ok. Allora, ti lascio un bel lurcone tattico che finisco anch'io di pulire casa. Va bene, grazie mille per i lurchini e ci vediamo alla prossima. Ciao! E buone pulizie! Diamo una ripulita. Papparà papà. Vediamo un po'. Strutture in metallo. Grazie mille. Di nulla, dai, è stato un piacere. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Mamma mia, quanti buchi. Oh, guarda, una cuccia. Bene, bene, bene. Questo magari possiamo darlo al nostro caro cagnetto. Che fortuna. Non devo nemmeno costruirla. Allora, ovviamente come posto d'onore dovrà essere messa proprio qua di fianco. Proprio il luogo perfetto. Questa è la postazione tattica del nostro cagnolino. Oh, mamma mia, quante pulizie. Allora, qua. Un po'. Legno, 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 legno. Diamo una bella ripulita. Infatti il problema è che ci sono un sacco di nemici in giro, perciò l'unica cosa logica da fare è quella di creare un muro che mi permette di proteggerlo. Angolo, parete, tipo una sorta di blocco qua. Ecco, questa è una parete. Tipo una parete così. Da metterla fino alla fine, in modo da farlo con perseveranza. Vediamo un po'. Ok. Pulito, pulito, pulito.
Diamo una bella pulita. Schedario. Una vasca, un cesso, un lavandino e tutto più che di suo. Queste case sono abbastanza abitabili, però non sono sicure, quindi per sicurezza magari per il momento potranno stare a casa mia, per sicurezza, non si sa mai. Un pallone sgonfio, un albero. Ancora? Ok. Ok. Questo. Vediamo un po'. Questo. Tutto distrutto qua. No, questo è un caso dei cani, ma ce l'ho già. Qui c'è un'altra apertura. Ok, diamo una pulitina. Un laboratorio chimico? Perché è qua? Perché c'è un laboratorio chimico qua? Rallenta il tempo. Bottiglia Molotov. Non posso più. Ah, li stanno proprio riparando. Bravi ragazzi. Ah, già riparato. Ah no, non è vero. Officina. Hai il servizio Rocket? No. Bravi ragazzi. Bravi. Magari c'è qualcuno che può consigliarmi magari da che cosa iniziare, perché prima costruirò, allora per prima cosa li farò mettere tutti a casa mia, perché almeno sono sicuro che sono tutti lì fino a che non è tutto pronto. Oh, c'era un kit medico. Oh, vabbè, fanculo. Poi quando sarà tutto pronto, voilà, pulito, pulito, voilà. Ok, sì, ci sono delle strutture in legno, strutture in legno varie. Questo, parallelo al balcone del capanno. Ponte, aspetta, un ponte? Scale. Scalini. Strutture in metallo. Vediamo un po'. Che bello, carino. No, strutture così non mi piacciono. Ok, qui ho già dato una ripulita, più o meno, ok. Un po'. Qua non si può toccare.
No, questi non si possono toccare. Qui serviranno dei muri proprio per impedire che gli insetti entrino dentro. Dovrà essere bello fortificato. Facciamo però le cose più importanti. Vediamo un po'. Qua dovrò dare una pulitina anche qua. Un bel muro proprio qua. Dargli una bella sistemata. Magari metterci qua un muro, giusto per sicurezza. Ah, c'è un'altra cassaforte qua. Ah, c'era una pistola artigianale, giusto. Ok, ricicla. Ricicla. Ah, qui ci sono gli insetti, brutti bastardi. Specchio. Perfetto, diamo una bella ripulita. Ok, qui dovrebbe essere a posto. Passiamo alla prossima casa. Ta 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 ta. Rock and roll. Datemi un secondo che pulisco un po' tutto. La gente non è felice. Datemi un secondo. Questo. Ah. Questo lo porto in officina. Ta 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 ta. Ah, che bella pulizia. Ci siamo quasi, manca poco. Qua sistemato tutto. Ah, quella è una scatola di tappi. Ok. Non l'avevo vista. Cassa di legno. Questo via, questo via, questo via. Questo via, questo via, questo via. Questo via, questo via. Anche questo via. Anche questo via. Bene. Perfetto. Pulito anche questo. Pulito, pulito. Buttiamo via tutta sta roba che non serve a un cazzo di minchia. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Grazie.
Ciao, sono andando in palestra. Ciao Ricky, benvenuto in live. Come stai? Vai tranquillo, vai tranquillo. Ok, questo è un bel problema. Come facciamo? Penso che ci metterò sopra qualcosa, affanculo. Allora, qui. Oh, qui sì che abbiamo da mettere. Bene, mi fa molto piacere che stai bene. Stai andando in palestra? Ci sta. Io dovrei andare a correre dopo con un mio socio e ci alleniamo un po'. Il fiume. C'è altro metallo qua. C'è molto altro. Quanta roba! Un cesso! Il ponte si regge a malapena, ma meglio di niente. Radiazioni. Ah, l'acqua deve essere radioattiva. Vabbè. Va bene. Tanto diamo una ripulita a questo apposto, perché appena di roba sporca. Un carrello! Pure, Madonna. Ok. Ok. Ripulito. Costruirò una mega barricata proprio per non far passare nessuno. Cioè, deve diventare una fortezza. Ok, intanto facciamo come nelle missioni. Ok. Un divano, un quadro mezzo rotto, un divano, un televisore che non funziona a malapena. Vaffanculo, vaffanculo, va a cagare. Decorazioni. Risorse, negozi. Negozio commerciale, armature, armi, cibo, bevande, cliniche, vestiti. Boh. Predone. Casse da predone. Boh. Probabilmente serve per tenerli fermi. Wow! Quello! Che cazzo è? Non va la connessione. Ehi, fermo, fermo un attimo. Che cazzo sei tu? Dimensione. Ta 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 ta. Mobili, letti, sedie, contenitori, scaffali, tavoli e varie. Certo, questa non so perché è qui. Riciclare denaro. Ah, ma quella Non credo di poterla forzare. è una cassaforte. È una cassaforte. Oh no, abbiamo perso un fallo, ragazzi. Vabbè, tanto saprò chi è. Tanto saprò chi è, forse tu non lo sai, ma io lo so, io saprò tutto. Io saprò chi è.
Io saprò chi è. Pa, 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 pa. Ah, è vero che c'era un laboratorio di alchimia qui da qualche parte. Andiamo a cercarlo. Quella è casa mia. No, la mia casa. Perché non posso toglierli questi? Ah, proprio non posso toglierli? Ok. Va bene, allora. Vediamo un po'. Cosa mezzo scassato. Perché non riesco a... Ah, ok, la porta. Questo è il cesso. Un cesso funzionante. Questo ormai devo dargli una ripulita. Oh, la mia casa. Ah, cosa hanno fatto alla mia casa? Vabbè, me la tengo così. Ragazzi. Lo scesso re. Perfetto. Io direi di mettere già due letti. Ok, andiamo un po'. Allora, un letto, ho due letti, ho un po'. Due letti. Ok, questa è casa mia, quindi nessuno può entrare. È casa mia! Andiamo un po' mobili. Andiamo un po'. Primi passi. Ok, Sergius, siamo a posto. Ehi, hey Sturgis, mi piace. Avere un posto per dormire migliorerà il morale di tutti. Quello che ci serve ora è una fonte d'acqua potabile sicura. Che Vuoi dire? vuoi dire? Tipo un pozzo. Così non dovremo continuare a bere l'acqua del fiume. Quella roba ti ammazza.
Vediamo un po' le risorse, acqua, serve pompa dell'acqua e un depuratore d'acqua. Ah, avevo dimenticato questi. Vediamo un po'. Cola solo nell'acqua. Ah, ok. Oh, la Madonna. C'era tutto sto barandara danna. Madonna. Mamma mia, guarda qua. Ok. Qualcuno è venuto qua a dormirci. Decorazioni, energia, connettori, interruttori, energia, varie, mi serve un cristallo, boh. Ah, insetti, questo non mi serve. Stecca di sigarette. Tutta roba inutilizzabile. Questo e questo. Lampade per il soffitto. Se non ricordo male, dovrebbe esserci qualcosa qua. Frutto mutato selvatico. Ah, guarda! Una cassa? Però è collegata. Collegata qua? What the fuck? Ehi, bello. C'è qualcosa qua. Però abbiamo qua un bel rifornimento, eh? Vediamo un po'. Ah, vedo che qua ci abbiamo dato da fare, eh? Bene, bene, Non riuscirò a forzarla. bene. C'è anche dell'oro? Barra d'oro? Munizioni? Bisturi? Ok. Papà. Boh, qui c'è una cassa che non posso aprire. Una fonte di energia. Boh. Boh.
Officina. Ok, abbiamo 6 letti. Abbiamo bisogno di energia. Mi pare di aver visto un laboratorio chimico qua, no? Dov'è che l'ho messo? Guarda qua com'è pulito, meno male. Com'è pulito? Ok, guarda qua, altra roba. Ok, questo è questo. Vediamo un po' il cesso a buttare via. Sedere plano. Questo qui. Questo qui. Mettiamo via. Fatto, pulito anche questo. Comanda. Ah, c'è anche qua. Mamma mia. Ah, eccolo lì. Un laboratorio chimico. Laboratorio chimico. Di per sé dovrebbe essere tutto a posto. Qua ho svuotato. Tutto in ordine, qui togliamo tutto. C'è talmente tanti di quei buchi. Capire un po' il perimetro. Qua dovrebbe starci una casa in modo da poter bloccare il posto. Perché poi qua ci metteremo un bel muro dove stare, metteremo proprio un bel muro qua. Lo bloccheremo. Cestino. Si sta facendo buio, ragazzi. Ok, penso di aver tolto tutto quasi. Poi magari se troverò ancora in giro li tolgo. Infatti, guarda, tac, tac. Sta facendo buio. Allora, servirà acqua potabile. Vediamo un po' di seso, risorse, cibo. Vediamo un po' da collocare nell'acqua. Servirà un punto da metterlo, perché qua dovremmo creare proprio una
Barriera assoluta. Deve essere bella grande. Poi devo capire se per caso possono raggiungerci dall'altra parte. Quindi sarebbe più logico mettere tipo un muro qua che ci permette di coprire tutta l'andatura e poi una porta che ci permette di recuperare l'acqua, magari con una postazione di sicurezza. Ah, però ha bisogno di elettricità, allora fa niente. Abbiamo questo qua, che è il più semplice di tutti. Vediamo un po'. Ok. Ciao Paul, benvenuto in live, come stai? Oggi siamo qui con Fallout e ho appena finito di ripulire la zona. Infatti è un po' più pulito adesso. È un po' più pulito. Ehi! Ehi! Ora che abbiamo una fonte d'acqua potabile sicura, mi sento già meglio. Le nostre provviste scarseggiano. Spero non ti dispiace aiutarci. Se vogliamo stabilirci qui, dovremo iniziare a coltivare la terra. Che Che tipo di genere piante? di piante ti interessano? Non ha importanza. Tato, frutti mutati, grano, qualunque cosa riesci a far crescere. Volevo Ok. solo scambiare un paio di cose con te. Trova un luogo favorevole e semina quello che hai. Avere cibo fresco sarebbe una Voglio solo svolta per scambiare te. alcune cose. Vediamo un So po'. di non essere l'unico ad aver perso qualcuno. È solo che mi manca da morire. Forza ragazzi, state calmi, eh. Come va? Tutto bene, dai, tu invece come stai? Infatti sto cercando di capire come fare. Fornisce pulita i coloni, cibo e coloni. Tutto ok, bene, mi fa piacere. Il problema è che sono rimasto senza cibo. Zucca. Ci serve una contrassegna per la ricerca. Questo e questo. Questi saranno utili. Vediamo un po'. Paparapapa. Ok, ce l'abbiamo fatta. Aspetta. Vediamo un po'. Datemi un secondo che sto facendo una cosa. Ok, scusate. Volevo mettere una fonte di luce. Ecco, proviamo a dormire. 12 ore. Oh, Madonna. Live! Ah. Ah, vedo che sono già svegli. Ok, allora, l'unica cosa che ci manca è il cibo. Eh sì, allora, purtroppo il cibo non lo trovo. Ti ripristina la salute, bere acqua non purifica a causa danni da radiazioni, ok. Almeno non piove. Ok. Bistecca. Bocconcini di ratto. Crostata.
Vediamo un po'. Voilà, ho pulito. Crea. Oh, voglio uscire. Vediamo un po'. Trasferisci tutti i materiali. Crea. Vediamo un po'. Vernice fanale. Vediamo un po'. Modello B. Variante. Fanale. Aumenta i soggetti vivi, aumenta l'intelligenza. Ma le radiazioni a cibo. Ok. Ok, inventario, vestiario. Non ho abbastanza. Non ho protezioni a quanto pare. Vediamo se posso crearli. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Questo è più potenziamento. Vediamo un po'. Pa, pa, ra, pa, pa. Creiamo. Pistola. Carrello pesante. Castello temprato. Allora. Carrello potente. Ingranaggio. Portata. Questo. Canna lunga. Leggera forata. Impugnatura comoda. Caricatore rapido. Caricatore grande. Crea. Senza rompifiamma. Silenziatore. Per me serve adesivo. Bello bello. No, non voglio, voglio rinominarlo. Come potrei chiamarlo? Penso che lo chiamerò Rider. Trova un luogo favorevole e semina quello che hai. Avere cibo fresco sarebbe una svolta per noi. Io lo chiamerò lo sparafuoco. No, sparafuoco. Questo è il mio fuoco dirompente. Fuoco. Fuoco vivo. Fuoco vivo. Abbiamo questo che non mi serve assolutamente a niente. E poi c'ho questo fucile. Perfetto. Perfetto. Allora, senza cibo non posso farci niente. Dovrò andarlo a cercare. Perciò, parlo con il comitato. No, prima vado al Diamond City. Andrò prima lì. Sarà un lungo viaggio. Ta 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 ta. Sì? Ehi. Scusa, ai Minutemen servirebbe una persona come te.
Sì, ma prima vado a Diamond City, potrebbero servirmi alcune cose. Forza, bello, andiamo. Allora, ci spostiamo. Dobbiamo andare qua, Museo della Libertà. Sempre una scelta tattica. Ah, vedo che ci sono ancora i corpi. Allora, trasferisci. Torace. Allora, questo mi serve. Manuziale, torace. Perfetto. C'erano altri corpi in giro. Yahoo! C'è qualcuno qui? È tutto chiuso qua. Ah, giusto, non sono entrati in questi posti. Chiave regolabile. Sacco di fertilizzante, una scopa. Del nastro. No, niente. Un computer, niente. Qua non c'è niente. Una lampada. Fusibili. Bene, bene. In effetti non ho controllato bene tutto, quindi darò un'occhiata alla città, giusto per vedere un po' cosa c'è. Un jet e uno psycho. Oh. Ok. Direi che qua siamo a posto. Di là c'è qualcosa. Inquietante. Qua è tutto. Sono tutti chiusi qua. Tranne qua. Mentals. Scatola di forcine. Ah. Ah, guarda un po'. La doppia canna. Ora che ci penso, non ho messo. Vediamo un po' tra i preferiti. Granate frammentazione. La pompa, maschera antigas. Bella quella maschera. La prendo. Salwep. Oh, è bello, cosa hai trovato? Cani. Questo non gli hanno dato molte cose. Tirapugno,
cappuccio con tubi, calzamaglia, non mi serve. Un po'. Oh, un tappo, munizioni, occhiali da saldatore, completo da predone. Bello, bello, bello. Maschera. Ecco, così mi piace. Ah, ce ne sono altri. Munizioni, voltine da... palla da baseball. Completo di palle di cervo radioattivo. Boh. Un tappo, munizioni. Frutto mutato. Ah, bene, quello che ci serviva. Pistola, scodella crepata. Steampunk, cibo per scatto e una birra. Ah, bene. Che fortuna! Proprio le piante che ci servivano. Wow, questo è un granchio? No, è uno scorpione! È uno scorpione gigante! Mio Dio, cosa c'è qui? Ok. Andiamo un po'. Vediamo se c'è un altro posto da visitare. Qua è tutto chiuso. Tutto chiuso. Tranne lì. Ah, magari da un'occhiata. No, chiuso. Casa del lavoro. E là? C'è qualcuno? Arrivo, bello, dammi un secondo. Tutto distrutto qua. Wow. Ok, ah, munizioni, borsa menitale, Radax, ok. Piano. Libro bruciato. Lampada, computer, ok, questo spiegherebbe le cose strane. Apriamo su. Allora. Ah. Niente di strano. Piano, facciamo attenzione a non cadere. Ok. Mi pare di aver preso tutto, sì. Cioè, non mi sembra di vedere cose strane in giro. Vabbè. Io direi che possiamo andare, sì.
Cosa c'è bello? Ah, hai trovato qualcosa? Bravo. Che bravo che sei. Un negozio. Fantasticolla, non so cosa sia, ma vabbè. Perché c'è questo buco? C'è il civico di Concord. Qua non mi piace. Per sicurezza salvo. Perché c'erano delle catene? Miller Cock. Oh mio Dio, quelli sono grossi. Non so cosa sia, ma prendo tutto. Cesti. What the fuck? Acqua purificata. Ho una bruttissima sensazione, ragazzi. Veramente brutta. Cazzo! Talpe! Talpe di merda! Ah! Cazzo! Eccone un'altra. Porca troia, meno male che ho potenziato l'arma. Oh, 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 stupidi bastardi. Cacchio. Mi fanno venire gli infarti. Sugar Bubs. Oh! No! Stronzo. Bravo. Che brutto. Cioè non è... Ah, guarda. Bottiglia. Gamba di cuoio. Se lo è. Ah. Gamba da predone. Questo è più potente. Che schifo. Torace, no, questo ce li ho già. Vediamo un po', jet, pennello. Vediamo un po'. Munizioni. E vado artigianare. Dopo vado, faccio un salto a recuperare un po' di cose. Torace.
Ah, ma cazzo! Cazzo! Ah, figli di puttana! Figli di puttana! Ah! Quello cos'è? Un anellino giocattolo. Sacca di sangue. Odio fare queste cose. Adesso dove sono? Ah, c'era un'apertura qua? Ah, ok. Ok, allora, prima cosa voglio andare un attimo qua, perché ho trovato molti oggetti utili. E quindi trasferisci tutto il materiale. Vediamo un po'. Allora, ricicla. Allora, un fucile. Revolver artigianale. No, questo è brutto. No. Mirino luminoso. Vediamo un po'. Peso. Vediamo un po'. Caricatore standard. Caricatore rapido. Però qui devo essere a livello... Ah, aspetta! Posso farlo invece. Infatti sono qua di livello 1. Livello 13, intelligenza... Ah, intelligenza... Ah, ok. Allora dovrò fare... Richiede livello 7. Ok. Quando viaggi da un compagno subisci meno 15 danni. Facile pericolo. I danni subiscono più danni combattenti sono più facili da persuadere. Sono più stupefacenti. Allora. Chi ti aiuta? No. Puoi recuperare componenti non comuni come viti, alluminio e rame quando ricicli armi e armature. Massima scienza accede a modifiche tecnologiche a base di livello 1. Akera, ecco. C'è Akera, la salute che mi converrebbe. Subisci meno radiazioni, consapevolezza. Io penso che questo e scassinatore siano i più... quelli che mi fanno fare più punti. Allora, accetto con questo. Furtivo. Scroccone. Ok. Gamba da predone. Ricicla. Torace. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Volt. Rivestimento isolante. Rivestimento isolante. Andiamo un po'. Aumenta il peso trasportabile. Andiamo un po'. Qua bollito. Questo è più potente.
certo così. Perché così tanto peso? Trasferisci armi completo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. C'è un botto di roba in giro. Sai che ho sbagliato? Questo non mi serve. Questo non mi serve. Nell'evoluzione lo tengo con me. Questo lo metto via. Provviste. Varie. Quaderno bruciato. Impugnatura standard. Cartuccia. Ok. Preferirei che sia giorno, quindi... Trova un luogo favorevole e semina quello che hai. Avere cibo fresco sarebbe una svolta. Giusto, c'è il cibo. Vediamo un po'. Abitanti, cibo. Mi pare che stia venendo bene. Ti sembra che abbia tempo da perdere in chiacchiere? Oh, stai calma. Mamma mia. E poi già segnate gli oggetti che produci, possono avere anche più oggetti dello stesso tipo, fanno un... sì. Ok. Voglio solo scambiare alcune cose. No, va bene così. Ok. Sì. Dovrebbe funzionare. Vediamo un po' come siamo messi. Cibo. Vediamo domani. Tanto vado a letto. Abbassi la guardia pensando di essere al sicuro. Sei fregato. Succede sempre così. Vediamo un po'. Sì, succede sempre così. Oh. No. Ok. Vedo che stanno riparando tutto. Qua sta ancora crescendo, sta ancora crescendo. Vuoi la mia opinione? Dovremmo muoverci. Non possiamo rischiare di rimanere bloccati quando arriveranno i predoni. Ma smetti di rompere i coglioni, mamma mia. Sempre a lamentarsi. Ok. Allora, per il cibo siamo
Siamo ancora lì, quindi ci spostiamo. Perché il posto è molto lontano. Cos'è questo? Cambridge Polymer Labs. Potremmo metterlo qua? Sarà un lungo viaggio. Ok. Un po'. Andiamo un po'. Almeno saprò dove andare. Ops, mi sa che ho sbagliato qualcosa. Sì. Al servizio, cibo, 5 abitanti. Ah, di qua? Ok. Ma però stiamo tornando indietro così. Posizione dell'indicatore? No. Rimane l'indicatore. Andiamo un po' a gioiello del Commonwealth. Insetto gigante. Ma mi fa riportare indietro, non so perché. Forse mi conviene non sprecare armi. Magari cerchiamo di non fare cazzate. Ah, adesso funziona. Quella è una chiesa ed è aperta. Sì, è decisamente una chiesa. Mi sa che il prete qua non era dei migliori. Vabbè. Andiamo avanti. Andiamo bello. Che posto. Sta arrivando qualcuno? Salve. Sei qui per fare acquisti? Derubarmi? O solo per chiedermi indicazioni per Diamond City? Minaccia, sarcasmo, Diamond City? Diamond City, dove si trova? Indicazioni. Ti pareva. Prosegui finché non vedi lo skyline oltre il fiume. Troverai il verde gioiello del Commonwealth, entro i confini della città. Va bene. Cioè, quella mucca ha due teste? Ehi, Carla,
Ancora qui? Parliamo di affari? Certo. Ho qualche minuto libero. Chi rompe, paga. Accendino. Edit. Asse. Questo mi servirebbe. Bandiera, plastica. Berretto da baseball. No. Bocconcino. Allora, armi. Puratura comoda. Mine macete. Ecco, questo mi servirebbe un'arma. Mi servirebbe un'arma, in effetti. Coltello da combattimento. Questo costa 70. No, me lo trovo in giro. Me lo trovo in giro, ecco cosa. Simone. Wow! No! Bravo. Bravo, bello, bravo. Così si fa. Mi servono delle armi. Avevamo un accordo, Trudy. Molla la roba. Ce lo devi. Non vi do un cazzo a voi spacciatori. Lo sapete cosa ha fatto quella merda a mio figlio? Li ha comprati di sua iniziativa, Trudy. Non è colpa nostra se ci è rimasto. Salve. Ehi, ehi, calma, uomo del Vault. Questo non ti riguarda. Abbassa l'arma. Cosa succede? Che succede qui? È solo una questione di affari, chiaro. Trudy è in debito con me. Ho provato a ragionare con lei, ma sembra che debba riprendermi quello che mi spetta con la forza. Vuoi fare soldi facili? Aiutami. Mi farebbe comodo qualcuno che ci sa fare con le armi. O magari riesce a farla ragionare. Chi sa? Chi è Trudy? Vedi quel ristorante davanti a noi? È di Trudy. L'ha convertito in un piccolo negozio. Io le vendo le sostanze, lei mi dà i tappi e i pezzi di ricambio che mi servono. Quando suo figlio Patrick ha compiuto 18 anni, potrei avergli venduto del jet. E poi altro ancora, molto altro. Ora lui è in debito con me. Se dovevi pagare la famiglia, vi sbagliate. A me sembra che non avrebbe dovuto comprare il jet e tu non avresti dovuto venderglielo. Sì, beh, facile parlare col senno di poi. Ma alla fine ho ragione io. Ora ci aiuterai o cosa? Perché dovrei? E perché dovrei aiutarti? Ascolta, io vendo sostanze. Sai, medicine e cose del genere. Sono utili da queste parti. Uno steampack può rimetterti a posto le ferite in pochi secondi. Per non parlare delle cose più divertenti. O anche quelle. Tu aiutami e potremo fare affari insieme. Fidati di me. Posso essere un buon amico. Allora, chiedi soldi. Parlerò con te. Ne parlerò. Magari riusciamo a trovare un accordo. Lo apprezzo molto. Se le cose vanno male, ti aiutiamo noi. Ordinazione speciale. Parla con Trudy. Andiamo un po'. Ciao Trudy. Scusa. Ho visto che parlavi con quel venditore di veleno. Beh, sappi che non vedrà un soldo. Punto e basta. Può finire in modo pacifico? Allora, non dobbiamo creare confusione, no? Offri aiuto. Voglio aiutarti, Trudy. Cosa posso fare? Liberati di Wolfgang. Non so cosa ti ha offerto, ma ti pagherò 100 tappi se uccidi quello schifoso spacciatore di jet. Ok, chiedo soldi. Wolfgang e io abbiamo un accordo. Se devo tirarmi indietro, voglio di più. Non ci casco. Sei un caso disperato. 100 tappi o niente. Va bene. D'accordo, Trudy. Mi libererò di lui. Grazie. Ti coprirò da qui. Vai e fallo fuori. Hai scelto la persona sbagliata. Mamma! Alzati! Immagino di dover ringraziare il mio karma. Andiamo un po'. Parla con Trudy.
Ragazzi, state bene? Ehi. Ah, non vedo l'ora che i corvi inizino a mangiare il suo cadavere. Ecco, questi sono per te. Ora, se hai bisogno di comprare qualcosa, il mio negozio è aperto. Grazie. Andrà tutto bene? È tutto a posto qui, allora? Sì. A mio figlio ci vorrà un po' prima di uscire dal tunnel della droga, ma ce la faremo. Ce l'abbiamo sempre fatta. Ora torniamo agli affari. Ti serve qualcosa per il viaggio? Commercio. Abbiamo un po' di tutto. Andiamo un po'. Abito con toppe. Bacca. Batteria di fortuna, bicchiere. Andiamo un po'. Vendetta del generale Ciao. Minchia. Mitragliatrice. Coltello da combattimento. Chiave idraulica. Vestiario. Braccio di cuoio destro. Casco da minatore. Questo mi servirebbe. Aspetta. Ehi. Ciao. Basta con il jet, lo giuro. Bene. Tappi, munizioni. Bracciale destro di metallo. Completo da strada. Bello questo completo. Lo prendo. Tappo, munizioni. Vediamo un po'. Completo da strada. Bello, mi piace così. Bello, bello, bello. Vediamo un po'. Parla. Ciao. Posso dormire sonni tranquilli ora che Wolfgang sta marcendo all'inferno. Grazie. Di cosa avevi bisogno? Ho qualche minuto libero. Ogni articolo vale fino all'ultimo tappo che chiedo. Vediamo un po'. Mi servirebbe un vestiario, provviste, forcine, vestiario. Questo mi servirebbe. Vediamo un po', inventario, armi, vestiario, provviste varie. Vediamo un po', canchi di barbaro, le mie modifiche, le mie munizioni, il mio inventario. Ok. Ok, accetta. Grazie. Grazie! Anche se, boh, non mi dà protezione, bracciali di cuoio. Anche se dire il vero, questo no. Mi dà più protezione. Revolver. Non ho più munizioni. Lattina. Ah, edicola. Radax. Bene, sono felice di aver aiutato. Anche se avrà delle conseguenze, ma va bene. Pacchetto di sigarette. Ehi là, c'è qualcuno? Ma che cazzo? Salve. Ehi. Eh?
Salve. Oh, salve. What the fuck? Credo che dovremmo prendere un cane. Uno grosso, col pelo lungo, che spaventa i banditi e mi dorme accanto per tenermi al caldo. Mi sembra una bella idea, Charlie. Prenderemo un cane. Ok, molto inquietanti, meglio che me ne vada. Forse qua troverò qualcosa. Vediamo un po'. Mi sembra tutto tranquillo. Lì c'è una città. Eh sì, lì c'è una città. No, preferisco andare a Diamond City. Lì almeno c'è un po' di roba da prendere. Ah, vassoio da bar. Siamo ancora molto lontani. Yuhu! Wow, mi sta andando a fuoco. Smaltimento. Creature. No. Fatto. Schifose ratto talpa schifose. Ah. Tappo, involtino. Buffon. Stronzo di merda. Un po'. Ah, devono essere stati attaccati. Ecco perché. Tappo. Ciotola per cani. Non so perché sono così. Perfetto. Controllare sempre bene. Controllare sempre bene. Magari ti ritrovi con qualcosa di utile. Oh cacchio. Merda, radiazioni. Un po' materiali. No. Andiamo un po', ordiniamo. Vediamo un po' il tempo, resistenza ai danni, peso, valore, resistenza alle radiazioni. Come si fa a guarire dalle radiazioni? Vacca, medaglione d'argento. Oh. Fatto. Schifoso. Cazzo!
Astuta bastarda. Parker and Beast, guantoni da baseball. Chissà come si fa a curarsi dalla radiazione, non mi ricordo. No. Fuoco di supporto. Eccola, deve essere quella. Andiamo un po'. Frequenza militare. Ripetizione messaggio automatico. Qui è Scriba Aileen della squadra di ricognizione Gladius a tutte le unità in ascolto. Autorizzazione ARX, Ferrum, 9-5. La nostra unità ha subito delle perdite e siamo a corto di provviste. Chiediamo rinforzi o evacuazione dalla stazione di pulizia di Cambridge. Ripetizione messaggio automatico. Sì, 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 abbiamo capito. Qui è Scriba Aileen della squadra di ricognizione Gladius. Sì, abbiamo capito. Verso in posizione di Cambridge. Fornisci cibo. Primi passi. Che bello il posto. La stazione di polizia dovrebbe essere qua. Dogmeat. Ehi, bello, di qua. Ah no, di qua. E sento anche degli strani rumori. Wow! Ah! Porca troia! Ghoul? Ok. Madonna. Che schifo. Fatto. Cartuccia, steampunk. Hanno bisogno d'aiuto. Assisti i soldati. Terminiamoli, rispediamoli all'inferno. No, mi si è scaricata la batteria. Allora penso che sia il momento che chiudo. Prima sistemo questo. Ricorda la cittadella. Ah. Cazzo! La fraternità si lavora così. La confraternita. Ghoul di merda. Oh. Nico vaporizzato. Piastrine. Ce l'ho fatta. Aspetta. Dammi un secondo che... Tazzina di caffè, medaglietta d'argento. Tappo. Pallone. Salve. Ti siamo grati per l'aiuto, civile. Ma di un po', cosa ci fai qui? Chi sei? Prima di rispondere,
Posso sapere chi sei? C'è tempo per questo. Se vuoi rimanere nella nostra base, ti suggerisco di rispondere prima alla mia domanda. Ok, provo a sopravvivere. Cerco solo di sopravvivere qua fuori, come tutti. Non riesco ancora a credere a come hai affrontato quei ghoul ferali. È stato incredibile. Vieni da un insediamento locale? Vengo da Sanctuary. Vengo da Sanctuary Hills, dall'altra parte di Concord. Conosco la zona dalle mappe, ma non ci sono mai stato di persona. Non c'è molto che ci interessi laggiù. Perdona la diffidenza. È che abbiamo avuto diversi problemi da quando ci siamo stanziati qui. Ci siamo trovati sotto attacco sin dal nostro arrivo nel Commonwealth. Se vuoi restare, una mano in più ci farebbe davvero comodo. Certo. Chi sei realmente? Voglio aiutare, ma non mi piacciono i segreti. Chi sei tu veramente? D'accordo. Sono il paladino Dance, della confraternita d'acciaio. Oh, che bello! Come vai in questo caldo pomeriggio? Kion, benvenuto in live! Tutto bene, grazie. A parte, sì, a parte il caldo. Tu invece come stai? Cosa mi racconti di bello? Lì laggiù sono lo scriba Aelen e il cavaliere Rhys. Siamo in ricognizione, ma mi ritrovo con un uomo in meno e le nostre provviste scarseggiano. Ho cercato di inviare un SOS ai miei superiori, ma il segnale è troppo debole per raggiungerli. Signore... Posso? Prego. Ho modificato la torre radio sul tetto della stazione di polizia, ma temo che non sia sufficiente. Ci serve qualcosa in grado di amplificare il segnale. Il nostro... Un po' di male perché mi sono tornati i giramenti di testa, ma cerco non farci... Ah, mi spiace, allora cerca di riposare, mi raccomando. L'obiettivo è la ArcJet Systems. Lì è custodita la tecnologia che ci serve. Il trasmettitore è d'ampio raggio. Ci infiltreremo nel complesso, recupereremo il trasmettitore e lo porteremo qui. Che ne dici? Ti va di dare una mano alla confraternita d'acciaio? Confraternita d'acciaio? Cos'è la confraternita d'acciaio? Il nostro ordine cerca di comprendere la natura della tecnologia, il suo potere, il suo significato per noi umani. Noi combattiamo per impedire che quel potere finisca in mani sbagliate. Sei una bella causa? La vostra sembra una nobile causa. Sono felice che tu sia d'accordo. In pochi al di fuori della confraternita capiscono quanto sia grave la situazione per la nostra specie. Allora? Che ne dici? Ci stai o no? Certo. Non c'è tempo da perdere. Muoviamoci. Splendido. Potrei dargli una mano a sto punto. Guarda. Coltello. Aelen, porta dentro Rhys e benda le sue ferite. Sì, signore. Rhys, quando ti sarai ripreso? Voglio che controlli che il perimetro sia sicuro. Ci penso io. Ok, civile. È il momento di dimostrare il tuo valore. Entra nella stazione di polizia e fai rifornimento. Quindi avvertimi quando vuoi cominciare. Muoviamoci, gente! Bene, ragazzone. Andiamo. Sì. Completata. Madonna! Vediamo un po' quale prossima missione è. Niente missione. Chiamata alle armi. Parla con Paladino Dance. Figo. Dagmit ha trovato qualcosa. Davvero? Cosa hai trovato? Bravo. Sei un grande. C'è la diffusione. Ho la medaglietta della confraternita. Laser fucile. Uniforme della confraternita. Però... Questo è di livello 10. E c'è anche munizioni. Sei un grande. Tu sei un fottuto grande, Dogmit. Ok, visto che mi si è scaricato il telecomando, penso che li devo salutare. Per prima cosa, devo aumentare di livello. Devo essere a livello 13. Radway rimuove il 40% delle radiazioni, ok. Quindi facciamo... ci sarebbe questo. Se guardare in posti giusti per continuare a combattere, trovi più munizioni di contenitori. Trovi più tappi dei contenitori, sì. Allora, c'è scritto Radway. Eccoli. Bene. Ok. Aspetta. Adesso so come era togliere. Completo da strada. No. Salue, torace. Uniforme da confraternita.
Braccio sinistro a predone. Ah, dai, non male, non male, mi piace. Non male. Allora, io sarei ben contento di parlare con la confraternita d'acciaio, e che mi piace un botto, ma penso che per questa volta direi che possiamo farla finita qua. Quindi, allora, io faccio un salvataggio. Andiamo un po'. Quick save. Allora, salvo, sì. Ok. Bene ragazzi, allora io direi che è tutto. Io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me oggi, e come dico sempre vi ricordo che per chi non mi avesse visto in video può trovarlo tramite il mio Twitch, tramite il mio YouTube. Se siete interessati alle prossime live, vi invito a guardare la mia programmazione su Instagram oppure mettete una notifica su Twitch. Per ora è tutto, io faccio il raid, vediamo un po' chi potrebbe esserci. Vediamo un po'. Ho molti favori da fare, infatti speriamo che ci sia almeno Zoro. No, Zoro non c'è. Proviamo con Vozze. No, Vozze non c'è. Andiamo un po', proviamo con Bob. Neanche Bob non c'è. Matt, dai, almeno Matt. No, Matt non c'è, ah, ok. JK, proviamo lui. Forse è in live, no. Ok, allora devo vedere per chi è in live. Testex, no, devo controllare. Gesù, forse? No, Gesù non è in live. Sensei, no, Sensei non è in live. Shadow c'è. Andiamo da lui. Bene, io ragazzi vi saluto e ci vediamo stasera con Baldur's Gate 3. Ciao! No, questo.